contenuto ancora da Mar. Sbertoli cerca il canadese, il muro però lo contiene. Poi Petric, palla in avanti, Christensen non in equilibrio ma riesce comunque a dare una gran palla a Vettori. Gran difesa di Milano che poi usa questa palla spinta di Urnaut. Modena si guardano, Stankovic e Vettori, nessuno dei due è andato con convinzione. Punto Milano. E quindi non ha potuto tenerla. A servire proprio Vettori, Pesaresi quasi a intralciarsi con Urnaut, ma comunque poi il punto va a Milano con questo meraviglioso primo tempo di Sbertoli. E cosa merda? Bellissimo primo tempo con palla a ricezione staccata da rete, però hai visto che Grebernico c'era anche, da anche comunque stavolta. Toccata. Una cosa pazzesca. Il giocatore veramente straordinario non lo scopriamo certo noi. Dal muro devi stare più dietro. Va a servire Petric, una bomba di Petric. Milano in qualche modo riesce a giocarla con Stephen Marr che chiude anche il punto per i suoi. 13 pari, adesso partita molto bella ed equilibrata. Bellissima palla di Marr, alzata in bagger da Sbertoli, toccata dal muro, passata quasi sopra il muro, bellissimo in zona di conflitto, proprio bellissimo punto. I due, anche se il primo set ha ricevuto diversi palloni Grebernico. Qui molto bene, vediamo se Modena riesce a rigiocare questa palla, ce la fa Grebennikov, magico, intanto comunque la continua lo scambio e Milano lo chiude con Jean Patry, ma qui Grebennikov ha fatto una roba, io sono estasiato Giorgio. Senti Lorenzo, Christensen e Grebennikov sono mezza squadra per conto mio, quindi con una mano in rotazione. E 14-2015, Matteo Piano dal 14, dal 2014 al 2017, poi Urnaut dal 2016 al 2018 a Modena, qui intanto un bello scambio che continua dopo che Milano aveva servito molto bene con Patry e qui Basic chiude il punto, la coppia francese, prima Patry a servire molto bene e poi Basic a chiudere il punto. Servizio. Il flotto ricevuto da Grebennikov, Christensen per Mazzone, fermato, nuova rigiocata in tuffo Petric. Vettori deve dare la palla di là un po' in difficoltà, Sbertoli a cercare Ishikawa che salta tantissimo e trova una gran diagonale e qui abbiamo visto finalmente un salto alla Ishikawa. Abbiamo visto un salto alla Ishikawa, abbiamo visto una palla che è caduta nella zona di Grebennikov senza essere toccata. Infatti era a più a protezione di una toccata a muro. 20 pari il punteggio, Rinaldi al servizio, Tommaso Rinaldi, classe 2001. Questa volta non forza, lo riceve però Basic, Sbertoli a cercare, Ishikawa dall'altra parte proprio su Rinaldi, che era posizionato bene però non riesce a tenerla via. 21-20 Milano. 21-20 Milano, ha regalato quel punto di prima che poteva essere abbastanza. A questo punto del set la palla diventa molto pesante e quindi batte anche bene tra l'altro. A servire la seconda palla set, lo riceve Basic, poi Sbertoli a cercare Matteo Piano. Tutto facile questa volta per Milano, 25 pari, seconda palla set annullata. Prova a rientrare subito in partita Modena col servizio forte di Lavia, Pesaresi però lo contiene in tuffo, poi arriva Basic con la pipe e non lascia scampo agli avversari questa pipe, 17-13. Bravo Basic, bravo anche Sbertoli ad fare questa pipe dietro, liberando Basic, un bel attacco. Adesso va a servire, insomma i senatori hanno cercato di rialzare gli animi, adesso vediamo come reagisce Modena con Vettori, contenuto in qualche modo il primo attacco da Sbertoli, il secondo attacco è nelle mani di Karlicek, fermato ancora da Kozamernik, oggi completamente in giornata lo sloveno, che muro, veramente bravo Kozamernik. Vediamo il replay. Va subito in copertura muro ad affiancare. Prese, ha fatto un bellissimo punto. Qui riceve la via, molto bene. Christensen ha una mano per Petric che ha attaccato in controtempo. È riuscito a piazzare una bella palla nella zona scoperta del campo di Milano. 3-1 Modena. Ma io voglio dire, cosa ci faceva Sbertoli lì? Quando dovevi essere in tutt'altra posizione. Prima difendi. Qui intanto va a servire Vettori,
contenuto bene da Milano. Allora Patry può attaccare, ma trova solo le mani del muro di Modena, che può riorganizzarsi cercando ancora Vettori, ma questa volta l'amico Matteo Piano lo ferma e lo mura in campo. I due sono legati da una profonda amicizia anche fuori dal campo. Esatto, esatto. E qui però ha ragione il numero 11 di Milano. Ma Matteo, l'amicizia è fuori, in campo uno contro l'altro. Ah, quello sempre. Ancora Christensen. Basic questa volta però lo riceve bene. Poi Ishikawa contro il muro uno di Vettori. Chiude il punto Yuki Ishikawa. La sfida dei numeri 14. 3-2 punti di distanza tra Modena e il tiebreak. Qui Milano in qualche modo si salva dal muro punto. Poi Basic per la rigiocata. Sbertoli a cercare Piano. Gran primo tempo di Matteo Piano, che questa volta è riuscito a togliere le castagne dal fuoco per i suoi. 19-23. Erroraccio comunque di Basic prima, assolutamente. Vediamo invece come lo sfrutterà Carlez, che il servizio prova un servizio tagliato, lo riceve però Basic in tuffo. Allora Ishikawa, che è tornato in campo, la salva Christensen, poi la vince la sfida a muro Piano. La palla ritorna giocabile, nessuno va su quella palla, allora deve alzare Pesaresi per Ishikawa, che trova il money out. Bello scambio, un po' concitato. Sul 6-4. Forte Patry, la via in difficoltà. Allora Milano può giocarla. Sbertoli a cercare dall'altra parte Basic, che trova il campo. 7-4 Milano. E qui tutti vanno a abbracciare il francese. Punto importante. Mi verrebbe da dire, ma cosa ha mangiato oggi Basic? Veramente ha mangiato un po' di leone, perché lo vedo molto, ma molto, molto carico. Eh sì, anche qui ha trovato un gran punto. In attacco 2 per Modena, con probabile pipe di Lavia. E arriva la pipe, ma è di Vettori, la contiene Sbertoli. Allora Pesaresi, il bagger a cercare Urnaut, fermato dal muro. Nuova occasione per Milano, questa volta con Cosa Mernic. Palla che torna nel campo di Milano, che deve riorganizzare l'attacco. Va con Basic, fermato. Allora Modena può riorganizzarsi. Arriva la via, che alza per Petric. Sbaglia il tocco, poi in qualche modo la tiene viva. Ancora Modena, che non molla un colpo. Milano questa volta con Cosa Mernic. Mamma che mia! Fa un buco per terra. Mamma mia, che pallavolo! Che pallavolo, che difese! Che difese! Non si molla su nessuna palla. Che spettacolo! Che spettacolo! Preferisco vedere queste azioni lunghe, difese. C'è stata una difesa su un primo tempo che non ho capito, che, ma veramente una cosa spettacolare. Bellissimo, ma anche il tocco di Stankovic, di istinto, di gomito, per tenere viva quella palla. Questo è un servizio dettato dalla paura. E qui intanto arriva l'ace di Yuki Ishikawa, un ace importante nel momento decisivo. Milano torna avanti, 19-18, e qui secondo me, io ovviamente nulla a togliere, un grande campione come Luca Vettori, Ishikawa ha avuto il coraggio che Vettori non ha avuto. Esatto, esatto. Ma non lo vediamo mai battere flop Vettori, quindi è stato proprio dettato dalla paura di sbagliare, e quando hai questa paura lo sbagli. 19-18, Ishikawa ancora forte, Petric in difficoltà, la deve seguire Stankovic, la tiene, vediamo Grebennikov, regala la free ball. Milano ha questa occasione per chiudere il match. Sbertoli a cercare Cosa Mernic, e Milano vince questa partita al tiebreak 3-2, un finale thrilling, una partita bellissima, equilibrata fino alla fine da una parte e dall'altra. Grande pallavolo, due squadre che si sono equivalse, Giorgio, però alla fine nella pallavolo non c'è il pareggio, una deve vincere. Oggi ha vinto Milano. Diciamo